Bentornati al canale della cultura del Crate insieme a Maurizio Di Stefano. Vedo che sul mio cellulare è ben inquadrato il muro alle mie spalle, con i piatti del ristorante. Mi auguro di mettervi appetito. Allora, in realtà non voglio parlarvi di cucina giapponese, ovvio. Vorrei parlare piuttosto, naturalmente, di karate. In modo particolare oggi vorrei un po' riprendere i fili della trama storica che abbiamo avviato molto tempo fa, credo addirittura durante il lockdown. Avrete notato che sono molto dispersivo, ma in fondo mi piace fare così. Vi ricordate, abbiamo parlato delle teorie sull'arrivo del Chuan Fa a Okinawa e abbiamo stabilito che, stando a quanto riportato anche dalla enciclopedia del karate del Kobudo di Okinawa, una enciclopedia redatta con l'aiuto di alcuni tra i più grandi e importanti maestri viventi di karate di Kobudo a Okinawa, abbiamo appunto detto che ci sono tre possibili teorie. Andatevi a rivedere il video. Riassumiamo. La prima teoria è una teoria un po' mitologica, se vogliamo, che viene scartata rapidamente. La seconda e la terza sono le più concrete e riguardano, e sono collegate tra di loro, se vogliamo, sia l'arrivo delle 36 famiglie in una fase iniziale che parte dal 1372/1392 e che si protrae per lungo tempo fino a quando Okinawa poi non fu effettivamente posta sotto controllo giapponese. La terza teoria invece ci riporta al XVIII secolo, con l'arrivo di un certo Xingyengpin. Come che sia, tutte queste teorie, la terza in particolar modo viene riportata da Ito Suanko, ci fanno capire che c'è un grosso legame, un grosso debito culturale nei confronti della Cina. Andiamo un po' avanti perché avevo terminato quel video dicendo che poi la narrazione dell'enciclopedia approfondisce un po' una fase, potremmo chiamarla proto-storica del karate, andando a vedere quali siano le radici indiane e come le leggende, perché non abbiamo delle prove concrete, ricolleghino la nascita delle arti marziali di area sinica a certe figure un po' mitiche, magari legate al buddismo, eccetera. Preferisco un attimino saltare questa parte, anche perché sono storie che più o meno tutti conosciamo. Andiamo a vedere invece nel concreto quali prove, quali documenti abbiamo inerenti alla formazione di quello che noi oggi chiamiamo karate. In modo particolare, un testo importantissimo è lo Oshima Hikki, un testo che viene a volte anche chiamato Oshima Nikki. Ci racconta di come una nave nel 1762, perdonatemi, sto leggendo degli appunti, intanto guardo in basso, con a bordo 52 Peichin Dashuri, venne colta da una tempesta mentre era diretta a Satsuma e fece appunto scalo, fece approdo a Oshima, ricevendo poi in aiuto, dicendo aiuto dal feudo di Tosa. E è un testo interessante perché suddiviso in una serie di capitoli e in un certo senso ci dà una serie di informazioni molto interessanti, che sono quelle relative alla vita nelle Ryukyu alla metà del XVIII secolo. Questo perché ovviamente i naufraghi cominciano a raccontare un po' quasi secondo il modello di una novella, se vogliamo, fatti loro e del loro paese, per cui ci sono vari capitoli che riguardano le condizioni ambientali delle Ryukyu, i costumi culturali della gente, ci sono poi delle conversazioni varie, ci sono informazioni a livello toponomastico, insomma, tanta tanta roba. Quello che mi interessa è che a un certo punto viene citata una figura all'interno dello Oshima Hikki, perché dice il testo: dalla Cina era giunto qualche anno prima, e poi vedremo che forse parliamo del 1756, con numerosi allievi, Koso Kun, un celebre praticante di Kumiai Jutsu. Voi direte, mi ho chiesto Koso Kun. Koso Kun è fondamentalmente, probabilmente, un
Un titolo inerente a un qualche tipo di funzionario. Sicuramente un funzionario legato all'ambito militare e ci sono tantissime teorie, non me le vado ad elencare tutte. Non è un nome proprio. Quello che per lo più viene, diciamo, affermato da parte degli storici che Kosokun probabilmente fosse un incarico appunto militare legato sicuramente ai Sapposhi, sicuramente qualcuno in grado di combattere, tant'è vero che si parla di Kumiai Jutsu. Kumiai, ragazzi, Kumi, Kumu, afferrare, ai, incontrare in accordo, insomma, fa pensare a una qualche forma di lotta in corpo a corpo, non abbiamo per idea di che cosa si tratti. Ma Kosokun è anche il nome di un importante kata, un kata che, secondo le liste riportate ancora non solo nell'enciclopedia, che insomma l'avete capito è un po' una mia fonte di riferimento costante, ma anche da altri testi, liste che riguardano più scuole, e a volte lo stesso kata presenta delle varianti sia tecniche che stilistiche, che da un punto di vista anche della nomenclatura. Per esempio, questo kata, beh, lo dico subito, è quello che poi conosciamo come Kusanku o Kushanku, o per chi pratica la scuola Shotokan, è il Kanku nelle versioni Dai e Sho. Il nome Kanku fu una rielaborazione, lo sappiamo tutti, di Funakoshi, che prese i nomi originali dei kata dal suono spesso poco comprensibile e in maniera poetica li modificò, dando loro un senso e anche una bella immagine, per cui Kanku guardare il cielo in realtà viene da Kusanku, che non vuol dire nulla, è appunto un titolo. Potremmo definire Kusanku, tradurlo volendo, come ministro, funzionario, delegato, ma ripeto, ci sono diverse teorie. Una teoria interessante che ho letto, apro una parentesi, che il nome Ko potrebbe derivare da certe famiglie di alcune zone della Cina, ma non è una delle teorie più accreditate, per cui la lascerò un attimo da parte. Il kata Kusanku viene normalmente scritto in katakana, ma lo troviamo anche in kanji, appunto con questi kanji che ci rimandano idealmente a un pubblico ufficiale come significato. E come dicevo, ci sono varie versioni. Per esempio, a pagina 236 dell'Enciclopedia del Karate del Kobudo di Okinawa, nella linea Shorin Ryu, il kata viene riportato con le varianti Chatanyara no Kusanku, Kusanku Sho, Kusanku Dai, Chibana Kusanku. In tutti e quattro i casi si accetta la lettura Kusanku in katakana. Ma poi abbiamo anche le versioni, ad esempio, dello Shito Ryu, dove viene riportato come Kosokun, ma anche stranamente, e dico la verità, è da tempo che cerco di capire da dove arrivi, come Kokusokun. Inizialmente io ho pensato anche ad un errore di stampa, poi no, ho trovato riscontro altrove, però non conoscevo in passato quest'altro modo di pronunciarlo. E poi abbiamo ovviamente appunto le versioni moderne. Il suono Kusanku può essere letto anche Kushanku, perché effettivamente nel dialetto di Okinawa esiste la possibilità di leggere il suono sa come sha, quindi sono entrambi la stessa cosa, sono varianti fondamentalmente linguistiche. Ma il fatto che poi abbiamo ad esempio un Chatan Yara no Kusanku ci dà un'indicazione che era il Kusanku praticato da Yara di Chatan. E adesso magari andiamo un attimino a vedere chi potesse essere anche questo signor Yara. Certo è che la teoria relativa all'arrivo di una forma di Chuanfa, Kumiai Jutsu, indicato nello Oshima Hikki, a metà del XVIII secolo, grazie a questo un po' misterioso Kosokun, beh, in qualche modo va a confermare l'ipotesi che almeno qualche linea di karate abbia le sue radici in qualcosa di molto cinese, ok? Lo stesso se volessimo agganciarci alla teoria di Toso relativa a Chingenpin, ma lì non abbiamo grossissime argomentazioni. Certo è che a un certo punto le Ryukyu entrano in contatto, lo sappiamo, con la Cina in modo specifico a partire proprio dal XVIII secolo e cominciarono quindi a definire tutto ciò che veniva dalla Cina come Karamono. Kara è lo stesso Kara del vecchio modo di chiamare il karate, quindi tecnica o mano cinese. Mono vuol dire cosa? Vuol
Per cui cose kara, lì dove kara o to è la pronuncia giapponese di Tang, la dinastia cinese. Ne abbiamo già parlato diverse volte, sicuramente la storia, ripeto, una storia della quale abbiamo una traccia storica nello Oshima Hikki di Kosokun, ci testimonia questo legame profondo con la Cina nel XVIII secolo. Ora vediamo che succede. Abbiamo anche in italiano delle documentazioni che ci aiutano a ricreare un po' un certo percorso. Intanto, prima di arrivare a queste fonti, cito ancora un paio di parti dell'enciclopedia. Nella descrizione del Chatan Yara no Kusanku, l'enciclopedia dice: si dice che sia un kata trasmesso da Chatan Yara Udun Pechin a Kian Chotoku. Kian Chotoku. Si dice anche che Chatan Yara fosse un addetto di stanza a Chatan Mural, villaggio di Chatan, dove aveva ricevuto della terra in amministrazione dalla famiglia Sho, cioè dalla famiglia reale. Dal suo nome il kata è stato definito Chatan Yara no Kusanku ed è distinto dal Kusanku Dai e Sho delle altre scuole. Si racconta che dal Kusanku siano stati estrapolati i kata Pin An, ma le tecniche risultano piuttosto differenti qua e là. Ovviamente sappiamo che sui kata Pin An o Heian ci sono anche altre teorie, la teoria del kata Chan'an ad esempio, ma insomma anche qui purtroppo andiamo a muoverci, a brancolare un po' nel buio su alcuni argomenti. Ancora, leggiamo altrove, a pagina 240, una breve descrizione che dice, in merito al Kusanku, si dice che sia un kata trasmesso da Kusanku, un addetto giunto nelle Ryukyu come Sapposhi, del re Shoboku nel 1756. Ecco la data che abbiamo citato in merito prima lo Oshima Hikki quando ci dice qualche anno prima. Oshima Hikki 1762, Kusanku 1756. I conti, scusate, contano. Stavo dicendo i torni contano, va bene, i conti tornano perfettamente. A riguardo di Kusanku si legge di lui nello Oshima Hikki, abbiamo appena detto. E da qui ci colleghiamo alle teorie sull'arrivo del Kenpo cinese a Okinawa, quelle enunciate anche nello scorso video. Vediamo ora quali altre conferme troviamo e che cosa ci porta poi a elaborare la storia di Kusanku. Problema: Kusanku cosa insegnava? Boh, non lo sappiamo. Perché c'è un catasto nome? L'ha creato lui? Probabilmente no. Se noi andiamo a prendere il testo L'essenza del karate do di Okinawa di Nagamine Shoshin, edito da Mediterranea e quindi disponibile, me lo auguro presente anche nelle vostre librerie, a pagina 40 dell'edizione italiana, almeno quella che ho io a casa, se non l'hanno poi fatte, si legge: in queste deprimenti circostanze, stiamo parlando di un periodo difficile, andate a vedere sul libro, Chian, l'abbiamo nominato prima dall'enciclopedia, riuscì a imparare alla perfezione la forma Kusanku da un esperto karateka di nome Yara. Questo ci conferma quanto appena detto. Famoso nella zona di Yomitan, tra l'altro una zona che a me piace molto, Okinawa. A pagina 41 l'autore aggiunge: a quel tempo, cioè siamo tra gli anni 30 e 40 del XX secolo, io ero assegnato alla stazione di polizia di Cadena ed ebbi quindi l'opportunità di studiare le forme favorite di Qian, Passai, Cinto e Kusanku, che avevo precedentemente imparato sotto la guida di Shimabuko e Arakaki, quindi aveva già imparato delle versioni di questi kata. Quando andiamo ad accogliere questi dati e li incrociamo con altri, emerge un quadro nel quale vediamo che esisteva un certo Pechin di nome Yara, non sappiamo bene chi fosse, il quale aveva preso una forma di combattimento da Kusanku, chiunque egli fosse, dopodiché la trasmise a Kian Chotoku, che visse dal 1870 al 1945, se la memoria non mi inganna, e quindi poté insegnare le sue versioni dei kata appena citati anche a Nagamine Shoshin solo negli ultimi anni della propria esistenza, quando ormai era anziano. Dopodiché Chibana Choshin sicuramente anche conosceva queste forme, e probabilmente sia lui che Kian Chotoku le trasmisero poi ad Arakaki Ankichi. Abbiamo citato già Arakaki. Anche probabilmente Shimabuku Taro doveva conoscere la forma Kusanku
sia lui che Arakaki la trasmisero poi appunto a Nagamine Shoshin. Quando Nagamine Shoshin studiò poi sotto Kyancho Toku, vide di nuovo questa forma, ma ovviamente Nagamine non ci nomina un altro maestro importante per lui, Motobu Chokin, col quale si allenò per 6 mesi, quindi qualcosa imparò, ma lo cita solo a proposito del kumite, non a proposito dei kata, quindi lasciamo un attimo da parte il buon Motobu. Dopodiché Kyan trasmise il kata anche a Shimabukuro Tatsuo, fondatore dell'Isshin Ryu, e a Shimabukuro Zenryo, fondatore del Seibukan. Quindi abbiamo una linea che ci si è in qualche modo venuta a prospettare. Non solo, abbiamo altre possibilità. Adesso vi riallaccio un attimino di nuovo agli appunti, perdonatemi. Perché secondo alcuni testi, secondo ad esempio anche quanto riportato dal sito della Butokukai, c'è la possibilità che si sia attribuito un nome a questo Kusanku, che potrebbe essere stato un certo Quan Shan Fu. Io mi scuso, lo sapete, non parlo cinese, pronuncio male il cinese. È scritto comunque Quan Shan Fu. Chiedo aiuto sempre ai miei amici sinologi, insomma, datemi una mano a pronunciare questi benedetti nomi. Un emissario cinese giunto a Okinawa nel XVIII secolo. Ci dice ancora il sito della Butokukai che egli era considerato un eminente artista marziale della Cina del Sud, Fujian, e che incontrò diversi maestri a partire da Sakugawa Kanga e di nuovo viene nominato Chatan Yara, cioè Yara di Chatan. Entrambi studiarono con lui, ma specialmente Chatan Yara, essendosi già allenato in Cina, avrebbe meglio compreso le sottigliezze delle tecniche apprese. Ancora, ci viene detto che Itoso in seguito sviluppò le varianti Sho e Dai e il Kokusai Butokukai conserva oggi ben 4 versioni: Kushanku Dai e Sho di Itoso, Chibana Kushanku di Chibana Choshin e Chatan Yara Kushanku. Questo ci conferma quanto detto prima con l'enciclopedia. Quindi abbiamo visto come abbiamo una prima linea che è quella di, diciamo, Kusanku, e poi da questa linea deriverebbe Yara, Chotoku Kyan e Shimabukuro Zenryo. Una seconda linea però potrebbe essere una linea che avrebbe influenzato maggiormente quello che noi oggi chiamiamo Shurite, e di lì quindi lo Shoryu e anche lo Shotokan, e farebbe capo a Matsumura, perché anche egli si allenò sotto Kusanku, ma ebbe anche altre influenze ricevute ad esempio da Kojo Chinpei, Iwa, che viene citato anche da Funakoshi, Yabi Kudun, varie influenze, per cui si crea una linea separata che poi si è trasmessa fino ai giorni nostri. Ad esempio, Christopher M. Clark, nel suo testo bellissimo Okinawan Karate, A History of Styles and Masters, che uso molto, di nuovo leggo gli appunti, ci indica nel volume 1, pagina 228, una notizia interessante. Miyahira Katsuya, studente storico di Chibana Choshin e leader dello Shidokan, avrebbe studiato il raro Passaigwa sotto Motobu Chokin, forma che egli in seguito adottò nella propria scuola insieme al Passai Sho e al Passai Dai di Chibana. Quindi non parliamo di Kata Kushanku, ma di Passai, ma è interessante perché ci parla di Motobu Chokin che abbiamo nominato prima. Questo ci fa suonare dei campanellini in merito alla conoscenza dei kata da parte di Motobu. Poi a pagina 38 ancora l'autore ipotizza che Matsumura Sokon, vissuto fra 1809 e 1899, avrebbe in tarda età messo insieme vari kata, tra i quali Seisan, Passai Dai, Nihonshi Shodan e altri, e secondo alcuni avrebbe creato una sua versione di Kusanku. Dopodiché avrebbe trasmesso queste conoscenze ad una linea che ci ricollega ad un parente o una parente, un certo Matsumura Nabe o Nabi, che poi insegnò a Soken Ohan, fondatore del Matsumura Seito Shorin Ryu. Questo ci fa pensare quindi che probabilmente può essere stato creato un kata Kusanku da Yara, magari da Matsumura, magari abbiamo più forme nate da una radice comune in onore del maestro Kusanku Koso Kun. A un certo punto si dividono due linee, ragione per cui abbiamo diverse versioni di questo kata. Cosa, diciamo, un po' differente dal discorso che dovremmo fare in merito al kata Seisan, il quale già nelle sue radici cinesi presenta delle varianti. Quindi, se tutto ciò dovesse essere giusto, potremmo arrivare a dire che esistono più versioni di kata Kusanku nate
a Okinawa, ecco perché non troveremmo mai dei corrispettivi di questo kata, ad esempio in Cina, in onore di un maestro cinese che ebbe diversi allievi, ognuno dei quali in qualche modo determinò una differente discendenza e diede vita ad una forma che magari aveva questa radice comune e che poi prese direzioni diverse, andando a creare dei lignaggi in qualche modo separati ma collegati tra di loro e che comunque affondano le loro radici nella pratica cinese di questo maestro di Kumiai Jutsu giunto a Okinawa nel 1756. Capisco che detto così possa suonare tutto molto confuso, naturalmente questi sono degli appunti che non vogliono essere esaustivi, ma li presento solo con l'idea di offrire una possibilità, uno spunto di riflessione e di studio su quello che potrebbe essere accaduto, laddove, ricordiamolo, molto di ciò che accadde nel cratere prima del XIX secolo purtroppo deve essere ricostruito un po' in questo modo, visto che non abbiamo grandissime testimonianze scritte. Lo Oshima Hikki è proprio per quello un testo prezioso, perché almeno ci dà conferma dell'esistenza nella seconda metà del XVIII secolo di un maestro militare cinese che viveva a Okinawa e dal quale probabilmente deriva una buona parte della pratica di ciò che oggi chiamiamo Shurite, dal quale poi derivano ovviamente anche diverse linee giapponesi moderne, Wado-ryu, ovviamente Shotokan, parte dello Shitoryu. Ho parlato per circa 20 minuti, vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono dubbi o osservazioni da fare fatele, ripeto, non ho voluto esaurire tutto il discorso, non ce la farei mai in così poco tempo, ma insomma, qualunque sia, diciamo, la vera storia del karate, beh, possiamo solo cercare in questo momento di crearci un po' delle ipotesi di parlarne insieme. Grazie ancora e buon proseguimento!